Ciao a tutti, sono Daniele Marotta, questa è l'Accademia del Fumetto Siena Online. Benvenuti a questo nuovo video in cui parleremo di disegno, di arte visiva in generale, perché parliamo di composizione. La composizione è un elemento fondamentale per il fumettista, per l'artista visivo in generale, perché è quello che armonizza e rende efficace un disegno, un'illustrazione, una vignetta, una splash page, una copertina, un quadro, qualsiasi cosa. Le regole della composizione sono regole che esistono fin dalla notte dei tempi, da quando l'uomo ha cominciato a disegnare i mufloni sopra le pareti delle grotte, perché è qualcosa di istintivo e si basa su un principio fondamentale che è l'equilibrio. Noi siamo degli esseri naturalmente portati biologicamente all'equilibrio, per cui mettendo un elemento simmetrico a un altro otteniamo una risposta gradevole. Quindi dobbiamo sempre pensare che alla base della nostra vignetta, del nostro spazio di rappresentazione ci sia un perno. Che sia quindi questo quadrato, questo spazio narrativo sia in equilibrio, debba essere in equilibrio e quindi né pendere troppo da una parte né cadere dall'altra. Per cui vi faccio degli esempi, degli schemi che possono riassumere i principali elementi di composizione. Così, il primo esempio è un elemento centrale che bilancia e sta in sospensione. Pensate a un ritratto, la Mona Lisa per esempio, comunque qualunque rappresentazione che si concentra con un singolo elemento centrale equidistante dai bordi. Il secondo è un tipico paesaggio, un elemento orizzontale che taglia in due metà bilanciate la scena. Anche, può essere anche un equilibrio tonale, comunque un andamento orizzontale. Di contrasto o in corrispondenza esiste anche la possibilità di fare una composizione con un andamento verticale. Pensate per esempio a uno skyline di una città dove ci sono tutti i palazzi messi in un certo modo, le finestre, un albero. E poi invece un orientamento obliquo. La composizione obliqua è molto importante, o comunque mettere degli elementi obliqui nella composizione, perché danno dinamismo. Per esempio, nella tradizione supereroistica classica, ora si è un po' persa purtroppo questa cosa, i grandi maestri del fumetto, da Jack Kirby a John Buscema, rappresentavano sempre, non troverete mai nei fumetti di questi maestri, un personaggio che sta in piedi, dritto, perpendicolare al suolo. Ma sono sempre tutti obliqui, perché rappresentare delle forme oblique aumenta il senso di dinamismo e di tensione. Così come anche nei grandi maestri della storia dell'arte, elementi obliqui danno sempre un elemento dinamico e di tensione. Ultima è la formula diffusa, cioè riempire lo spazio compositivo di una nube di elementi che sono sbilanciati, ma che nell'insieme creano un'armonia, ok? Per cui pensate per esempio al quadro di Magritte degli omini con bombetta che piovono, o una folla, o qualsiasi cosa. Quindi voi vedrete, quando vedete una rappresentazione pittorica, visiva, di qualunque tipo, film, fotografia, quadro, fumetto, qualsiasi cosa, vedete sempre che si possono riassumere in questa formula. Chiaramente ci possono essere degli elementi che incastrano gli uni agli altri. Possiamo avere una rappresentazione di orizzontale e verticale, un corpo centrale con degli elementi obliqui intorno, eccetera, eccetera. Chiaramente la regola principale, però, che vi consiglio di applicare nel fumetto, è quella di mettere sempre la cosa importante nel mezzo. Per cui la cosa importante va nel centro. Se si tratta di una persona o il suo balloon, metteremo nel centro la persona e il balloon.
se si tratta di due persone metteremo le due persone nel centro e quindi saranno un po' spostate. Lo sbilanciamento, se lo usiamo, dobbiamo usare volutamente, per cui per esempio perché magari una vignetta sbilanciata si armonizza con la vignetta accanto, perché non scordiamoci mai che nel fumetto esiste anche una composizione della tavola, della pagina o delle due pagine affiancate ancora di più, cioè se siamo bravi creeremo delle vignette con una composizione efficace all'interno di una tavola che a sua volta ha un equilibrio visivo ancora più efficace. Quindi lavoriamo su tutti e due i piani perché l'impianto visivo del dinamismo e della composizione della vignetta è anche lei una cosa importante. Quindi stiamo sempre ben attenti per una facilità anche di lettura a mettere sempre la cosa importante al centro. Chiaramente questi esempi non sono solo di segno, ma l'equilibrio, la composizione riguarda anche il tono, riguarda anche il cromatismo, riguarda anche quindi le ombre, le luci, i neri, i bianchi. Ricordatevi sempre che nel fumetto i neri sono quelli che colpiscono di più l'occhio, cioè che vengono visti prima, il colore, per cui tutti gli elementi visivi seguono queste regole e servono per essere, e devono portare sempre un senso di armonia, per cui un equilibrio o un contrasto, un insieme di contrasti possono essere sia grafici che cromatici, che di tono, che di luce e ombre, di chiaroscuro. Quindi seguite sempre queste regole e vedrete che i vostri fumetti, i vostri disegni saranno sempre assolutamente efficaci. Questo si può fare anche in fase di bozzetto o in fase di storyboard. Per cui vi saluto, mi raccomando, quindi osservate sempre le regole di composizione anche nel cinema, che nel cinema, nella TV, probabilmente a volte non vi può sembrare al centro un oggetto rappresentato, ma succede quasi sempre perché chiaramente il cinema e la televisione muovono l'inquadratura, per cui qualcosa che all'inizio è spostato da una parte, quindi sembra sbilanciato, poi col movimento di camera passa dall'altra parte, quindi è la scena nel suo insieme, la sequenza nel suo insieme che ha un certo tipo di equilibrio, quello cosa che noi possiamo fare in una tavola, per esempio. Se una forma a un certo punto è sbilanciata da una parte, nello scorrere del dinamico del tempo, del movimento, poi si rimette, si bilancia, per cui l'equilibrio si trova nella scena completa. Quindi con questo vi saluto, ci vediamo la prossima volta, seguiteci, scriveteci cosa volete che noi affrontiamo come argomenti, mandateci i vostri disegni, mandateci i vostri ebook, continuate a suggerirci soluzioni nuove, e iscrivetevi al canale e segnate la campanella per le notifiche. Vi saluto, alla prossima volta.